Androsani, buon compleanno, è un compleanno vissuto con una grande prestazione e una vittoria, una finale che forse dopo le prime tre partite nessuno si aspettava. Io l'ho detto, insomma, noi siamo stati molto criticati per in questo torneo, no? E la nostra è una squadra, ripeto, e con una società che dopo la fine del playoff, quando siamo usciti con Civitanova, abbiamo fatto una scelta di far giocare quei giocatori che hanno avuto meno spazio e anche sono più giovani, quindi è chiaro che quando finisci una stagione con un playoff e ne parti un altro che ha un livello diverso, con dei giocatori che dovevano prendere l'ultimo partito, abbiamo fatto un po' fatica all'inizio. Però su questo siamo, ripeto, mi dispiace che questa squadra ha avuto tantissime critiche anche in quel periodo lì. Oggi ci godiamo questa semifinale, l'abbiamo voluta fortemente e lo abbiamo fatto con il gioco, quindi siamo migliorati nel corso di questo girone, e siamo venuti a Piacenza consapevoli che quello che avevamo fatto era stato fatto bene. Piacenza ha fatto un torneo migliore del nostro perché ha perso una sola partita, però il risultato finale, questo 3-0, ci ripaga delle scelte fatte, del lavoro fatto, che siamo stati zitti con la testa nello scatolone sotto le critiche che sono piovute dopo le prime tre partite. Abbiamo fatto tesoro, perché anche queste, anche le critiche sono importanti, vanno accettate, vanno metabolizzate. Faccio complimenti a tutti, mi hanno fatto un bel regalo, 52 anni, sono veramente contento. Adesso ci giochiamo questa finale sudata, bella, e vediamo cosa succederà. Ecco, adesso c'è una finale, insomma le finali si giocano per provare a vincere, è chiaro che in palio non c'è lo scudetto, però c'è una Coppa Europea e io non ti ho mai visto giocare una partita, non dico una finale, per non vincerla. Assolutamente, tu Filippo mi conosci da tantissimi anni. Anche nella partitella, durante l'allenamento, non amo proprio perdere, no? E credo che questo, insomma, sia un po' anche il fuoco che dobbiamo avere. Insomma, una partita, ci siamo conquistati questa finale con il gioco, ripeto sempre, perché nessuno ti regala niente, e va giocata. Incontreremo una squadra sicuramente forte, competitiva, adesso vediamo chi, però sarà bello, insomma, siamo veramente contenti, ci godiamo questo momento, perché anche questi momenti vanno vissuti, vanno goduti, no? Un giocatore come Rinaldi, che fa tutto questo playoff, si gioca una partita così importante contro una squadra forte, con dei giocatori che sono dei nazionali, è una bella cosa, se la deve godere, deve viverla, no? Siamo proprio felici, sì. Grazie tanto.